Un 28enne originario della provincia di Napoli è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Città di Castello. Venerdì mattina l'uomo si è presentato in una banca del centro chiedendo informazioni circa l'apertura di un conto corrente. Dopo aver finto di riflettere sulla convenienza delle condizioni proposte, ha sottoscritto i vari documenti necessari. Ovviamente ha immediatamente richiesto anche la consegna di un carnet di assegni, di un bancomat e di una carta di credito. Per l'apertura del conto, il 28enne ha esibito una carta d'identità nella quale era indicata quale città di nascita Campobasso e paese di residenza Pietralunga. La sua presenza era stata però notata da una pattuglia di militari che transitava nei pressi dell'istituto di credito. I carabinieri hanno così deciso di attendere che uscisse per effettuare un controllo. Non appena in strada, i militari lo hanno fermato, chiedendogli documenti. Il 28enne ha esibito quindi la stessa carta d'identità. Per sua sfortuna, però, uno dei militari, anche egli campano, ha subito compreso che l'uomo non aveva assolutamente l'accento molisano, nonostante egli sostenesse di aver sempre vissuto a Campobasso. I militari a questo punto hanno approfondito gli accertamenti, scoprendo che il documento era falso. Solo a quel punto l'uomo ha ammesso, consegnando un'altra carta d'identità con le vere generalità, e così è scattata la denuncia per truffa, falsa attestazione sulla propria identità personale e possesso di un falso documento d'identità.